Sto andando in terapia intensiva a causa del peggioramento delle mie condizioni dovute al Covid-19. Mi sono contagiato facendo ciò che amo, prendendomi cura dei miei pazienti con amore e dedizione, e lo rifarei. Queste le ultime strazianti parole dell'ultimo post condiviso lo scorso luglio su Facebook da Lucas Augusto Pires, medico brasiliano di soli 32 anni, morto per Covid. Una breve ma brillante carriera da neurochirurgo e nessuna precedente condizione di salute da segnalare. Nei giorni scorsi la sua lettera è stata ripresa e pubblicata dal quotidiano spagnolo La Vanguardia, facendo il giro del web. Padre di due figli, Benjamin e Isabella, di soli 2 mesi, il medico ha preso sempre tutte le precauzioni e, nonostante avesse già tutto pronto per andare a vivere negli Stati Uniti con la sua famiglia, ha deciso di restare in Brasile per occuparsi dei suoi pazienti